porco demonio. Mariano? Yeah? Che intervista è? Sto aprendo un canale su YouTube. Vuoi venire a dire qualche cosa in italiano? You speak Italian? Sono italiano. Allora vieni. Ma abbiamo la prima intervista del canale. Io non sono bravo. È la prima, perché io lavoro per mia moglie in televisione, lei ha un canale spagnolo e io di solito sono dietro alle quinte, no, a fare il tutto. Però ho deciso di incominciare un canale italiano e quindi tu sei il primo intervistato. Oh, che bello, dai. Come ti chiami? Fabio. Benissimo, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo guardare la telecamera o ci guardiamo noi? Io non lo so. Non lo so neanche io, figurati. Comunque, fido di te. E mia moglie invece stanno lì impalati a guardare la telecamera. Guarda la telecamera. Ma no, a me non piace. No. Io preferisco guardare te, magari poi ogni tanto posso guardare il pubblico. Tanto ragazzi, la mia faccia la conoscete, io voglio vedere lui quando parlo con lui. Ok, allora, stavo spiegando a questi ragazzi, questi vecchietti, ci sono anche vecchietti, conosco tanti vecchietti, però i vecchietti magari non guardano YouTube. No, infatti. No. Va bene, a questi ragazzi giovani, anche di 80 anni, perché poi vanno dai nipoti e guardano YouTube. E stavo dicendo che sarà un canale italiano che non so come chiamarlo, se è la voce degli italiani nel mondo, perché io mi sono trasferito da 3 anni, no? Ah, è poco. Tu da quanto tempo sei qua? No, noi siamo in viaggio di nozze. Wow, felicitazioni, bravissimi! E quando vi siete sposati? Siamo sposati il 19 settembre 2015. Wow, e di dove siete? Siamo di Napoli. E tu vieni qua? Che ti riprendo anche a te, dai, poi ti mando il video. Dai, tanto non si vede che sei diventata rossa. Un pochino, va bene. Va bene, e quindi che giro state facendo? È l'ultima tappa del nostro viaggio di nozze. Abbiamo fatto un po' il giro del mondo, passando per Dubai, Singapore, l'Australia, Bora Bora, Los Angeles e poi siamo venuti qui. Wow, bravissimi! Io invece mi sono sposato a gennaio, le ragazze lì non lo sanno, qualche mio amico lo sa, ma ancora non ho fatto la festa, non sono andato in viaggio di nozze perché ci abbiamo troppo da lavorare. E bisogna crescere, bisogna guadagnare. Wow. per avere la gente che ti guarda c'è da fare un lavoro. Immagino. Guarda. Comunque voglio andare a Dubai, come ti è piaciuto Dubai? Molto bella, fa un caldo. Troppo caldo, troppo caldo. Però città sfarzosissima, bella. In alcuni tratti ricorda anche un po' New York con i suoi grattacieli, i suoi terrazzi, bella. Molto bella. Ma la gente com'è? Ospitale? No, molto ospitale. Certo, è un po' troppo coperti. Perché in che senso? Che non riesci a guardarli, non riesci a capire se ti stanno guardando, se ti stanno parlando. Sì? Sì. Perché? Perché fammi capire. E comunque sono coperti dalla testa ai piedi, quindi hanno... Parlare con le donne è impossibile, gli uomini ti guardano, un po' ti squadrano, poi vedono se possono darti a parlare e poi ti parlano, però è una bella città, sono molto cordiali. Ok, io voglio andarci assolutamente. Facci perché è bello. Va bene, e quindi adesso tornate a Napoli? Adesso torniamo in albergo adesso, partiamo giovedì, torniamo a Napoli e torniamo nella nostra casa a Napoli. Ok, ma vi ho chiesto il nome? Sì, mi chiamo Fabio comunque. E tua moglie? Mariangela. Tanti auguri ancora. Grazie, ciao.